Riqualificare e rendere fruibile il castello Poggio Diana di Ribera è l'obiettivo alla base del protocollo d'intesa siglato questa mattina dal sindaco Matteo Ruvolo, dal presidente del GAL Sicani Salvatore Sanzeri e dal direttore del Parco archeologico Valle dei Templi Roberto Sciarratta. Un valido esempio di sinergia tra vari enti che consentirà la messa in sicurezza e la realizzazione di adeguata illuminazione del castello Poggio Diana. Il castello di Poggio Diana che gestiamo noi allo stato attuale non è fruibile dai visitatori. Questa convenzione permette di accedere al finanziamento che ha avuto il GAL, è un progetto che abbiamo realizzato noi per mettere in sicurezza il castello di Poggio Diana e legarlo a una visita più ampia che prevede anche la visita alla necropoli anguilla, una necropoli archeologica che si trova a Ribera, che è anch'essa gestita dal Parco archeologico. Oggi è l'inizio di una riapertura di una parte di territorio importante da un punto di vista archeologico, ma anche da un punto di vista paesaggistico, e non fa che ampliare la visita nel territorio della provincia di Agrigento e nello stesso tempo ridare ampio possibilità anche al comune di Ribera di avere all'interno del proprio territorio due aree messe a disposizione dei visitatori. Il coronamento di un lavoro fatto assieme al sindaco di Ribera e all'ente parco, con un finanziamento del GAL, stiamo di circa 450 mila euro, stiamo restituendo, diciamo, all'antichi splendori il Poggio Diana. E fa parte di una strategia come agenzia di sviluppo che abbiamo messo in campo in questa ultima programmazione, così come nelle altre. È frutto di risorse finanziarie che ci hanno assegnato per le nostre performance. Di questo devo ringraziare il nostro direttore Angelo Valamen, che è tutto il suo staff, e tutto il nostro staff che è riuscito oggettivamente a centrare tutti gli obiettivi dentro una politica di territorio che deve tenere dentro tutti i 29 comuni che fanno parte del GAL, e che riusciremo anche a metterli non solo così idealmente vicini, ma con percorsi assieme tutti, con percorsi anche digitali, con segnaletica che è la stessa per tutti i 29 comuni, in modo che questo territorio assuma quel concetto di qualità di cui è provvisto. Oggi è giornata importante per il GAL, per il parco, per il comune di Ribera, grazie a un intervento del nostro piano d'azione locale. Attraverso questa convenzione, che oggi sarà sottoscritta, interverremo per mettere in sicurezza e attivare la fruizione di questo meraviglioso sito. Il GAL Sicani, dopo aver impegnato tutte le risorse attribuite dall'assessorato alle risorse agricole, oggi si trova a riprogrammare le risorse aggiuntive concesse come premialità per il lavoro svolto. E tra questi interventi, appunto, abbiamo programmato assieme al partenariato l'intervento sul castello Poggio Diana. Finalmente riusciremo ad aprire le porte alla pubblica fruizione del castello. Lo stiamo facendo in partenariato. Al solito, il GAL promuove l'approccio di partenariato. Il GAL, che già rappresenta un partenariato molto ampio, pubblico-privato, di ben 29 comuni e 60 partner privati, e assieme all'ente parco, assieme al comune di Ribera, programmano queste attività. Ed è la strada per il futuro. I partenariati pubblico-privato devono essere sempre presenti e devono co-creare, co-programmare, co-progettare gli interventi per attuare strategie sempre virtuose e vincenti.